Abbiamo 261 monete, un giro di HP io me lo farei, però forse se aumentiamo i danni è meglio, no? Abbiamo 216, questo vuol dire che possiamo aumentare il danno e la velocità delle combo. Dai, facciamo questi due e via, proseguiamo. Il guerriero dragone aveva difeso le montagne Wudan e le reliquie sacre. Con l'aiuto del maestro Shifu, chiaro. Beh no, hai fatto la maggior parte del lavoro tu. Ma i gorilla erano ancora un problema. Certo, non avevano più la loro guida, ma non si sarebbero fatti sconfiggere volentieri. In effetti, ora era ancora più probabile che cercassero di allearsi con Tai Lung. Il tempo scarseggiava. Shifu doveva riportare le reliquie sacre e il sempre più magnifico guerriero dragone al palazzo e radunare i cinque. Quindi questa è la sequenza in cui i cinque combattono sul ponte? Potrebbe essere. Più che altro la cosa strana è che quando usi gli altri personaggi, le statistiche, o meglio, i potenziamenti che hai preso per Po non vengono applicati agli altri. Il che ha senso da una parte e dall'altro, ok, vabbè. Te ne fai una ragione. Maestro Shifu, quanto manca al palazzo? Un passo in meno dell'ultima volta che me l'hai chiesto. Ehi, cos'è questo? Una zattera? Un guaio. È solo un vecchio ponte. Un Non vedo guaio. nulla. Perché non sei attento? Se lo fossi, avresti notato l'oca. Quale oca? Aspettate! Forse potete aiutarmi! La Gangkok ha preso l'isola della pagoda! Tengono Cos'è gli che ha altri detto? La prigionieri! Mi sembrava di aver capito che tu e Maestro Gru li aveste sconfitti e aveste ristabilito l'ordine. L'abbiamo fatto! Io e Gru abbiamo salvato quelle piccole tenere Ah, i tartarughine e abbiamo coccodrilli, dato un bel ok. calcio nel sedere a quell'orribile coccodrillo! Avrebbe dovuto vederci! Bene, quindi puoi andare avanti tu. Io prenderò le reliquie e le porterò al sicuro. Poi ti raggiungerò sull'isola. Bravo Partiamo maestro! subito. Senza neanche remare. E l'oca se ne va. E poi rimane da solo. Salva tutti gli abitanti intrappolati. Quindi raggiungimi al fiume. Ok, io volevo vedere. Sì, la velocità delle combo è aumentata veramente. Allora, volevo vedere se come al solito a inizio livello ci fosse qualcosa di nascosto. Ok. Posso passare? Allora, se sto attacco avesse il range che dovrebbe avere, madonna mia, sarebbe incredibile. Forse dovevo andare prima di là, almeno vediamo cosa c'è scritto. Occhio po'. Comunque, i particellai Attacca dell'acqua. durante un salto per respingere i nemici mentre... Va bene, come se già non lo sapessi. Va bene, ti ringrazio. Grazie. Quando ti Vediamo. avvicini alle lanterne, queste si spengono. Grazie, me l'avete già detto. E io te le rompo anche. Allora. Passiamo prima di qua. Così spe... Bomba in buca! Pensavo avessi detto vai in mona, ti giuro. Ma con un colpo l'ho ucciso? Sono io. Il guerriero dragone più incredibile che esista. Comunque, mi sa che lì non ci potevo arrivare, sai? Forse è stato veramente solo un caso. Dai! Dicevo, è stato un puro caso che ci siamo arrivati. Ecco, dice delle bombe invece? fatto, ma i calci volanti sono bravissimo. Sono il maestro dei calci volanti, io altro che il maestro dragone supremo. Eh sì, non... credo che non ci dovessi arrivare lì e punto e basta. Bomba in Però, buca! sai che ti dico? Allora, facciamoci tutti i percorsi. Cercando di non cadere in acqua. Vediamo se... Ecco fatto, perfetto, era esattamente quello che volevo. Il punto è, vorrei... Esatto, potenziare questo. Mi servono 20 monete. Perfetto, si può fare subitissimo allora. Come dicevo, finiamo il giro prima. Un po' per vedere se ci sono
oggetti da qualche parte. Poh, mannaia a te. È colpa mia, lo so benissimo. Dov'è? Dicevo, è colpa mia e lo so. No, è riapparso anche questo. Con tutta la fatica che ho fatto per ucciderlo, vabbè, dai. Non importa. Oggi facciamo veramente pena con i salti, eh. Dai, salta fuori. Perfetto. Devo arrivare a 20 monete per potenziare il lancio, comunque. Niente, perfetto, allora. Ecco fatto. Dite che ci arrivo? Sì, ma il gioco non l'avrebbe dovuto accettare, immagino. Bene, sono felice di vederti, ce l'hai fatta alla fine. Sì, citando un po', lei aveva però una barca, tutti questi salti non sono così facili come sembra, sa? Ne sono sicuro. Ora vieni qua e respingi questi coccodrilli. C'è bisogno di me più avanti. Beh, certo. Giusto, maestro Shifu. Vado a respingerli. Cerca i prigionieri nella pagoda. Ci incontreremo all'ingresso del fiume. Sì, signore. È ora di un bel piatto di schiaffi, Croccocosi. Croccocosi. Dai. Allora, aspetta. Bravissimo. Bravo che hai colpito il tuo compagno. Un'esplosione. Aha, certo. Ma posso prendere a pugni un coccodrillo. Bravissimo, fuoco che l'hai lanciato da tutt'altra parte. Non puoi. Non puoi. Allora, calmi tutti. Perfetto. E così ci siamo liberati di questi fastidiosi. Il punto è che io volevo finire di vedere tutte le lanterne prima. Esatto, perché là c'è ancora una gabbia, per dire. Questo vuol dire che se andavo avanti lasciavo indietro l'obiettivo. E lì c'è un coccodrillo. Per favore, ferma. Ecco fatto. Dai. Wowee. Dio mio. Come ci arrivo lì? Devo fare il giro più lungo ancora. Va bene. Tanto abbiamo cheatato una volta, voglio dire. Possiamo proseguire il nostro percorso da questa parte ora. Benissimo, bravo Po. Meno male. Dov'è? L'ho sentito fare il morso, ma non l'ho visto. Calmo. Ok, perfetto. Sì, grazie. A quanto siamo? 25, ottimo. Dai, gioco. Ho capito il salvataggio in corso, però. Aumentiamo la distanza di lancio. Non che ci serva per forza, però, visto quanti nemici c'erano e alla distanza a cui erano, mi sa che ci potrebbe essere utile. Tanto vale prenderla. Ecco fatto. Ah, lo sapevo. Eccoci di nuovo qua, perfetto. Lì c'è una barca. Ma è il maestro Shifu? Devo proseguire di qua, immagino. Ottimo. Quindi stavo andando dalla parte giusta. E io non volevo andare dalla parte giusta, dovevo solo tornare indietro prima. Ok, e rieccoci di nuovo alla pagoda. Pagoda che il gioco mi ha chiesto, esatto, di visitare. Grazie. E con questo, se ci fosse una mappa sarebbe molto utile ora. Dannazione. Allora, iniziamo ad andare da questa parte. E c'è un'altra oca da liberare. Lì c'è uno dei coccodrilli che ci lanciava i fuochi d'artificio. Questo vuol dire, sono libero! Che è la parte dove eravamo prima. Perfetto. Ok, coccodrilli andati.
No, 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 no. Mentre faceva le sue combo stava per finire in acqua. Vorrei ora sapere dove dovevo proseguire per prendere l'ultima delle oche. Eccola là in fondo. L'abbiamo vista. Il punto è come ci arrivo da questa parte. Allora, se proseguo da qui, da dove siamo saliti prima illegalmente tra l'altro, penso che ce la possiamo fare. Quindi, meno male che siamo tornati indietro e che il gioco ce l'ha permesso soprattutto di tornare indietro. No, 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 no. Oh, vai. Porca di quella miseria. Attenzione che sinceramente io non me lo voglio rifare il percorso a causa tua che vai avanti da solo, sappi. Sì, 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 sì. Oh, e finalmente era l'ultimo abitante. Sono libero! Grazie a tutti. Ora che abbiamo liberato l'ultimo abitante, direi che abbiamo 44 monete. Potenziamoci qualcos'altro. Non possiamo potenziare niente a parte la palla pazza, che al momento non è un'abilità fondamentale da potenziare. E rieccoci da maestro Shifuf. Ecco qua, fammi indovinare, devo... Niente male, posso presumere che la gang Cock stavolta è sconfitta. Definitivamente, mi hanno pregato di non usare la mia tecnica della schiacciata di chiappe. Ce l'ho fatta lo stesso. E ora, capo? Ho giusto sentito che hanno lasciato il palazzo per affrontare Tai Lung da soli. Dobbiamo arrivare alla fine del fiume. Un'ultima cosa, non chiamarmi mai più capo. Ciao, ciao, capitano. Capito. Abbiamo degli snack per questo viaggio? Devo guidare io? Perfetto. Ma va così lento? Usa il tuo peso per virare. Ma va lenta così la nave? Davvero? Vabbè, se proprio non avanza più di così. Iniziamo. Fai virare la barca muovendoti, Paul. Chi l'avrebbe mai detto, capitano? Oh, io intanto... Ma dai, oh, porca di quella miseria. Come fai a evitare le monete? Aia. Vabbè. Avanziamo e basta, va, tanto tutti i soldi ci servono relativamente. In arrivo! Voglio dire, mi sa che faccio prima a prenderli uccidendo i nemici che facendo sta cagata qua per prendere una moneta alla volta. Senti come brucia. La sconfitta vi brucerà. E tra l'altro mi sa che tra poco la nave affonda se continuo a prendere i sassi. Vai po, vai po, vai po. Tra l'altro, non so chi di voi è mai stato a Gardaland, che c'è l'attrazione di Kung Fu Panda, la Kung Fu Panda Academy. Quell'attrazione lì, ogni volta che ci salgo, mi spezza lo stomaco perché è strettissimo. I cinque sono diretti a una parte remota e pericolosa delle montagne Wudan per affrontare Tai Lung uno alla volta. Wow, uno alla volta. Perché non tutti insieme, visto che sono insieme? Esatto. Mazzi. Ah, è colpa mia. Devo raggiungerli finché sono in tempo. Tu andrai al palazzo con le reliquie sacre. Posso stare tranquillo, conosci la strada, vero? Certo, ah, come no? Sì, assolutamente. Nessun problema. Assolutamente. Ah, sì, laggiù, da quella parte, giusto? E il maestro è scomparso. Tu non è che per caso conosci la strada per il palazzo, vero? No, mi spiace. Questo livello non è stato difficile.